Ciao a tutti, sono Marco Crastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Facciamo un piccolo test mentale. Immaginate un tizio inferocito che vuole aggredirvi, che vi ha insultato la mamma e che aspetta solo il mio via per attaccare. Il compito vostro è quello di difendervi, anzi di aggredirlo a vostra volta. Sia perché vi ha insultato la mamma, ovviamente, ma soprattutto poiché per il momento è l'unico modo per fermarlo. Allora, lo state visualizzando? Al mio via lo faccio partire. Chiudete gli occhi. No, sul serio, chiudete gli occhi e immaginate l'avversario di fronte a voi. Vi do del tempo. Bene, ora ascoltate la mia voce. Sto per dare il comando. Al mio via vi attaccherà. Scagliatevi come una furia. Fate del vostro peggio. Pronti? Via! Ok, basta così. Lo avete steso e avete ripristinato l'onore di vostra mamma. Potete riaprire gli occhi. Ora, credo di non sbagliare se affermo che vi siete scagliati contro il vostro avversario immaginario con una tempesta di pugni in faccia. Se avete scelto una via diversa, fate parte di una minoranza che ha delle soluzioni istintive alternative, non meglio o peggio, semplicemente diverse. Ciò a cui miravo con questo esperimento mentale era il dimostrarvi che risulta molto più istintivo colpire al volto rispetto ad adottare un altro tipo di soluzione. Ma perché viene così naturale? Poiché sappiamo a livello inconscio che la testa è la sede della nostra razionalità e soprattutto il centro di praticamente qualsiasi funzione biologica del corpo umano. Questo lo sanno anche gli animali, infatti non perdono occasione di attaccare la testa quando vogliono uccidere. La natura però è accorta, ci ha dato un bel cranio resistente e un liquido nel quale galleggia il nostro cervello lontano da eventuali urti con le pareti interne della scatola cranica. Nei colpi alla testa, infatti, cerchiamo proprio questo, non tanto il rompere qualcosa quanto lo scuotere la scatola cranica per cercare di far ruotare il cervello contro una delle pareti ossee. Stiamo parlando del comune colpo da KO. Alcune volte, però, possiamo trovarci di fronte gente dalla testa davvero dura e con una capacità di incassare colpi al viso, manco avesse la faccia da gomma. Quali contromisure adottare, allora? Tentare un colpo al fegato può rivelarsi un'ottima soluzione. A scanso di equivoci vi dico che il vostro fegato, come anche il mio, è situato alla nostra destra, protetto dalla cassa toracica. È un organo che si trova in una posizione leggermente precaria, in quanto una piccola parte di esso, diciamo, sbuca fuori sotto la protezione offerta dalla nostra costa destra. E sì, si dice costa e non costola. Quest'organo si occupa della disintossicazione delle tossine, della sintesi delle proteine, della produzione della bile e di svariate altre cose. Dunque parliamo di un organo molto importante. Colpire il fegato vuol dire attivare la risposta dei nervi circostanti e questa risposta è molto dolorosa. Ricevere un colpo bendato vuol dire stramazzare al suolo in preda ad un acuto dolore, ad un senso di affaticamento istantaneo ed a difficoltà respiratorie. E no, non ti salverà né la stazza né la panza. Un colpo bendato risulterà traumatico per chiunque. Non si necessita di un colpo particolarmente potente per creare un danno significativo, però abbiamo bisogno di tanta precisione. Quindi, per rendere efficace il nostro colpo, prendiamo qualche accorgimento. Banale. Il tuo avversario ha il fegato alla sua destra, ma siccome si troverà probabilmente di fronte a te, rispetto a te c'è la sinistra, quindi tu dovrai colpire a sinistra. A meno che non combatti contro Souther, che è il guerriero, che ha gli organi invertiti, ma quello è un altro discorso. Se trovi di fronte Souther, colpisci a destra per colpire il fegato. Per non creare confusione, qualsiasi persona avrà il fegato a destra, quindi tu colpisci alla sinistra e vedrai che cadrà al suolo come una pera cotta. Se sei mancino non ho nulla da dirti, ma se prediligi i colpi con il lato destro del tuo corpo, ti conviene allenare in maniera significativa anche i colpi con il lato sinistro, in quanto sono proprio i colpi tirati con il mancino che hanno la maggiore probabilità di portare un colpo efficace al fegato del tuo avversario.
Un buon colpo alla testa non causa un dolore immediato significativo. Esso serve per disorientare l'avversario o per mandarlo KO, quindi per mandarlo fuori gioco per un periodo lungo, diciamo, in quanto si va a ricercare appunto la sincope, cioè lo svenimento. Invece un colpo al fegato crea un KO, cioè mette fuori gioco il nostro avversario per un periodo più limitato rispetto allo svenimento, ma farà sì che appunto il nostro avversario rimarrà cosciente del proprio dolore. Perciò in base alle circostanze cerca di adottare la soluzione migliore. Ad esempio un colpo al fegato può essere utile per darci il tempo necessario per fuggire da un potenziale aggressore. Se invece ci sono più aggressori, posso pensare di utilizzare un buon colpo alla testa contro uno per cercare di farlo svenire in modo tale da affrontare l'altro o gli altri in maniera relativamente più semplice, in quanto un avversario è già fuori gioco per un periodo lungo, come abbiamo detto prima. Perciò nella difesa personale ottimale, diciamo, quella che cerca al tempo stesso di preservare in un certo qual modo l'incolumità del mio avversario, un colpo al fegato è molto più indicato, in quanto è più difficile riuscire a creare un danno permanente con un colpo del genere, ma al tempo stesso è abbastanza efficace da consentirci di terminare lo scontro in nostro favore. Puoi disorientare il tuo avversario con un colpo alla testa per poi terminare lo scontro con un poderoso colpo al fegato. Oppure metterlo momentaneamente fuori gioco con un colpo al fegato per poi metterlo perennemente fuori gioco, cioè si intende per un periodo lungo, non lo dobbiamo ammazzare, il nostro avversario, con un colpo alla testa. Insomma, cerca di sviluppare strategie e combinazioni personalizzate da adottare in base alle circostanze. Bene amici e amiche di Genkashin TV, anche questo episodio è concluso. Spero che vi sia piaciuta questa puntata teorica, personalmente è uno degli aspetti che prediligo, mi piace molto riuscire a comprendere vari punti da colpire per creare determinati effetti, ma al di là di questo vi raccomando di seguirmi sulla pagina ufficiale Genkashin TV su Facebook e su Instagram anche se volete e cercate appunto di rimanere aggiornati attraverso l'iscrizione al canale. E nient'altro da dire, non mi resta che salutarvi. Ciao e fate i bravi.